disabili ancora senza terza dose. L'appello dei genitori a Regione e ATS per somministrare al più presto i richiami alle categorie fragili sarebbe il nostro regalo di Natale. Sabato seggi aperti dalle 8 alle 20 per il rinnovo del Consiglio provinciale, in corsa per il centro-sinistra Marco Passoni, Alessandra Hoffmann per il centro-destra e una lista civica. Presentato il calendario di mostre dei poli museali lecchesi per il 2022, tanti appuntamenti tradizionali e novità. Puntiamo sull'identità culturale del territorio, commenta Simona Piazza. Un regalo per gli ospiti dell'Istituto Eroldi Muzzi, grazie alla Ollus un sorriso in più, i nipoti di Babbo Natale hanno consegnato i doni alla RSA lecchese in un momento commovente. Buonasera, bentrovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. La terza dose è il nostro regalo di Natale. Appello dei genitori dei disabili lecchesi che chiedono a Regione e ATS di somministrare i richiami alle categorie fragili, così come erano state inoculate prima e seconda dose. Vediamo. La terza dose è il regalo di Natale più atteso da tanti disabili che vivono nella nostra provincia e dai loro familiari, perché senza il vaccino molti rischiano di non poter trascorrere le festività serenamente con le loro famiglie. Lettera di protesta del coordinamento Handicap Lecco contro la gestione dei richiami per questa particolare categoria di fragili. La prima e la seconda dose del vaccino, lo ricordiamo, ad aprile erano state somministrate nei centri di servizi per i disabili. Ora invece, si legge nella missiva firmata dalla presidente Marilanda Failla, si è dimenticati della nostra fragilità. Così adesso siamo in attesa, senza neppure sapere quando i nostri figli riceveranno la terza dose che dovrebbe proteggerli dal contagio, permettendoci di festeggiare Natale in famiglia con tutti i nostri parenti. Attendiamo da tempo notizie dalla regione dell'ATS, prosegue la lettera, su quando verranno somministrati i vaccini nei servizi per disabili, evitandoci di dover fare code al freddo con i nostri ragazzi oppure di spaventarli portandoli in luoghi strani per loro da medici sconosciuti. E allora per Natale, conclude l'appello, ci basta un solo regalo: fate il vaccino ai nostri figli, consentendoci di vivere serenamente le feste familiari, di incontrare amici e parenti. Il problema c'è, ma l'ATS dichiara di essere al lavoro per cercare una soluzione. Settimana prossima, spiega l'ente, avevamo già in programma di procedere con la somministrazione agli utenti delle strutture per disabili impossibilitati a recarsi presso gli hub vaccinali, opzione già attiva da tempo. Prenderemo comunque contatti con il presidente dell'associazione per illustrare i tempi e le modalità di somministrazione affinché questo possa rassicurare le famiglie. Domani, sabato 18 dicembre, si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale. Seggi aperti dalle 8 alle 20. Tre le liste in corsa, una di centrosinistra che candida la presidenza al sindaco di Olginate Marco Passoni, una di centrodestra che candida il sindaco di Monticello Alessandra Hoffmann e una terza componente civica che non candida alcun presidente. Il corpo elettorale è costituito da 1027 amministratori eletti. Il peso di ogni voto è ponderato sulla base della popolazione del comune di appartenenza. Lo scrutinio avrà inizio domenica alle ore 8. Sette mostre alla Torre Viscontea, due grandi esposizioni a Palazzo delle Paure, l'appuntamento ormai tradizionale con il capolavoro per Lecco, presentato il ricco calendario culturale 2022 per i poli museali lecchesi. Per il 2022 ci aspetta un ricco calendario di mostre nei poli museali lecchesi, frutto di tante collaborazioni. Sì, sette mostre in Torre Viscontea, promosse in collaborazione con realtà associative del territorio e non, due grandi mostre per tre anni a cura di Vidi e una grande mostra in collaborazione con l'Associazione Culturale Madonna del Rosario. Componiamo così e consolidiamo una progettualità culturale e artistica per la nostra città, avviata diversi anni fa, che ha voluto portare la centralità di Palazzo Paure non solo nel nostro territorio, ma anche punto di attrattiva extraterritoriale, con l'obiettivo di andare a valorizzare e promuovere mostre importanti a partire dalle identità culturali del nostro territorio. Abbiamo pensato comunque di proseguire gli appuntamenti annuali, che sono sempre accompagnati a delle rassegne. Prima di tutto ti cito la rassegna Montisorgenti,
con la collaborazione del CAI di Lecco, poi abbiamo tutta la rassegna con Lecco in Acquerello, Immagimondo, Festival di Viaggi e Culture. Abbiamo delle novità però, che sono in particolare la mostra dedicata a Luxardo e il cinema. Un altro appuntamento importante sarà una mostra fatta in collaborazione con la cooperativa Arcobaleno e anche il Dipartimento di Psichiatria dell'ospedale di Lecco. Sposteremo la mostra dei presepi alla scuderia di Villa Manzoni e avremo anche una mostra di Luisa Rota Sperti alle scuderie di Villa Manzoni e poi in torre anche un progetto nuovo fatto in collaborazione con Giulio Ceppi. Ormai c'è un pubblico che conosce il palazzo, si aspetta il Palazzo delle Paure, si aspetta delle mostre, si aspetta delle mostre di qualità, quindi siamo impegnati nei prossimi 3 anni, avendo vinto questo bando, a sempre a portare delle grandi mostre che verteranno soprattutto sulla, diciamo, dall'Ottocento fino addirittura agli anni 60 della pittura italiana. Anche nel 2022 continuerà la collaborazione per il capolavoro per Lecco. Intanto come sta andando quest'anno e poi appunto cosa ci aspetta, anche se non possiamo svelare? Va sicuramente bene perché abbiamo già, credo, passate oltre le 500 presenze in questi giorni, da 10 giorni che siamo aperti. L'anno prossimo ci stiamo già lavorando e veramente sarà una sorpresa. Un contributo di 14.000 euro per aiutare chi aiuta. Il comune di Galbiate scende in campo per sostenere la cooperativa Solidarietà, realtà che da 35 anni dà lavoro a persone svantaggiate e anche a quelle più colpite dal coronavirus. La pandemia ha colpito duramente anche nel lecchese, soprattutto le persone più fragili. Per aiutare chi aiuta gli ultimi, il comune di Galbiate ha deciso di erogare un contributo di 14.000 euro destinato alla cooperativa Solidarietà, realtà che da oltre 35 anni dà lavoro alle persone svantaggiate. È semplicemente il primo passo per costruire un rapporto virtuoso tra amministrazione e cooperativa sociale, tra l'altro l'unica realtà di questo genere radicata nel comune di Galbiate e che occupa 25-26 persone che vorremmo si incrementassero ulteriormente, quindi dare lavoro e dare dignità alle persone è davvero qualcosa di importante che l'amministrazione non può non condividere e supportare. La cooperativa Solidarietà esce da un periodo abbastanza difficile negli ultimi 2-3 anni. Il Covid ha dato una sferzata molto forte a quello che è stato sia il fatturato specifico di alcune attività sia il fatturato complessivo della nostra cooperativa. Il contributo quindi arrivato in questi giorni da parte del comune di Galbiate è una bellissima boccata d'ossigeno per la nostra realtà e stiamo già guardando al futuro, nel senso che non ci limiteremo a diciamo utilizzare questo contributo per tamponare quelle che sono state le emorragie degli anni passati, ma stiamo già ragionando su quelle che possono essere delle possibilità progettuali future che siano in grado di adempiere alla mission della cooperativa, che è l'inserimento lavorativo di persone con fragilità. Lo faremo sicuramente in collaborazione con l'amministrazione comunale, perché sarà il punto di partenza di un percorso condiviso che non si limiterà all'entità di questo contributo, ma ci auspichiamo che sia in termini di tempo sia in termini di risorse si potrà andare avanti per molto molto tempo. Via libera dal comune di Civata alla ristrutturazione del municipio, ormai vetusto e poco funzionale, iniziata la ricerca dei fondi anche nell'ambito del PNRR. Sindaco Isella, l'amministrazione di Civate ha messo in programma la riqualifica del palazzo comunale. In cosa consisteranno i lavori e quando partiranno? Ormai da un paio d'anni l'amministrazione ha deciso di intervenire appunto su quello che è il palazzo comunale, che è la casa, ricordiamo, di tutti i cittadini, di tutti i civatesi, e per cui ha bisogno di una rinfrescata, direi anche di più di una rinfrescata, perché deve essere un luogo di prestigio, un luogo che è anche molto accogliente per chi ci lavora e per chi viene a usufruire dei servizi. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo, una delibera, perché poi verrà inserita nel documento unico programmatico
per uno studio di fattibilità appunto dell'intervento, sia un intervento che è di circa 900.000 euro comprese le spese tecniche, la direzione lavori e tutto quanto, le opere circa valgono 700.000 euro. Attualmente abbiamo dato l'incarico, stiamo dando l'incarico per il progetto esecutivo, io mi auguro che nel 2022 appunto verrà realizzato questo progetto esecutivo, nel contempo stiamo muovendoci per trovare le fonti di finanziamento attraverso anche gli enti superiori. Il PNRR potrebbe essere una strada, abbiamo presentato in regione la richiesta di finanziamento sul bando della rigenerazione urbana, quella vedremo come finirà poi questo bando, e stiamo oltretutto parlando con la regione anche per altre strade. Spero che entro la fine del 2022 si possa già cominciare con i lavori, perché il Palazzo Comunale ha bisogno sicuramente, come dicevo, di un intervento anche per rendere gli spazi più fruibili e anche più organici per chi lavora qui dentro. Un regalo per gli anziani ospiti dell'Istituto Airoldi e Muzzi a esaudire i loro desideri, nipoti di Babbo Natale, progetto lanciato dalla Ollus Un Sorriso in Più, che quest'anno ha visto il coinvolgimento della RSA Lecchese, commovente il momento della consegna dei doni. Arnaldo desiderava tanto un orologio e Giada, accompagnata da Carmine, glielo ha donato. Per lui, che non riceve abitualmente visite, è stata una giornata speciale. Giada e Carmine gli hanno promesso che torneranno e non lo lasceranno più solo. Silvana voleva degli occhiali da sole, Edoardo ama dipingere, ha ricevuto pennelli, colori e tele. Poi c'è nonna Luisa, emozionata nello scartare il pacco contenente il morbido pile che aveva chiesto, e Cornelia, golosa di cioccolato. Tina gli ha spedito da Matera una confezione piena di delizie. Ad accontentare i desideri degli ospiti degli istituti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco, i nipoti di Babbo Natale, progetto lanciato nel 2018 dall'associazione Un Sorriso in Più Onlus di Guanzate, e anno dopo anno cresciuto fino a raggiungere ben 327 RSA, di cui 117 in Lombardia, con oltre 6.000 desideri esauditi. L'obiettivo è quello di coinvolgere attraverso internet persone di tutto il paese che intendano farsi carico di un desiderio espresso da un anziano ospite di una residenza assistenziale. È la prima volta che partecipiamo a questa iniziativa, spiega la vicepresidente dell'Airoldi Muzzi, Rosaria Bonacina. Abbiamo scelto di inserire nella piattaforma i desideri di alcuni dei nostri ospiti, scelti preferibilmente tra quelli che non hanno familiari e che in questo periodo di pandemia non ricevono visite da nessuno. Fino ad oggi abbiamo inserito 19 desideri e tutti sono già stati esauditi dai nipoti di Babbo Natale. Di questi alcuni si sono già anche concretizzati con la spedizione e la consegna da parte nostra del pacco all'ospite, mentre in altri casi c'è stata la visita in presenza del nipote di Babbo Natale. I desideri sono stati scelti da persone di tutta Italia, ci sono giunti pacchi da Matera, dalla Sardegna, da Treviso, da Padova, da Firenze, da Roma, da Macerata. Le persone venute in visita sono invece tutte lombarde. Mi ha colpito, prosegue Bonacina, che tra i donatori siano numerosi giovani. Gli incontri a cui ho assistito sono stati molto intensi, molti si sono commossi per queste attenzioni e molti nipoti ci hanno promesso che torneranno a trovare gli ospiti che hanno conosciuto. Mi ha colpito molto anche la grande disponibilità dei donatori e per taluni la commozione di poter fare esperienza della gioia del dono in un modo molto semplice. A Spazio Otolab, contaminazione in corso con le opere del collettivo Teste di Idra e Marco Greppi, un progetto voluto da due giovani imprenditori lecchesi per promuovere le nuove frontiere dell'arte sul territorio. Un cantiere aperto, uno spazio occupato da lavori in corso in cui convivono idee e visioni diverse. A Otolab è in atto la contaminazione dei 20 artisti del collettivo Teste di Idra e di Marco Greppi. Tema e titolo della mostra è Contaminazione in corso, che è nato come una sorta di cantiere di idee, di esperienze, di tecniche sempre in evoluzione e sperimentazione. E quindi vedrete come gli artisti, da oggetti di uso quotidiano, si sono fatti contaminare dall'ambiente circostante, quindi dalla natura, dall'ambiente industriale e anche, diciamo, psichedelico. Da attimi di vita quotidiana che ci accomuna. Gecotec ha voluto apposta dedicarci lo spazio legato alla sua azienda, quindi alla cena aziendale, che poi però si è protratto grazie al contributo di Otolab. E la cosa particolare è che ci ha chiesto di ispirarci a Adriano Olivetti, quindi a un podcast che è fruibile da Spotify, che parla invece di come ha fatto sì che arte e lavoro convivessero. Essendo giovani, io e mia moglie,
abbiamo sempre avuto un po' la difficoltà di chi investisse sui giovani, per cui abbiamo deciso di dare questo spazio per mostrare la propria arte, avere la possibilità di farsi conoscere ad altri imprenditori. Teste di Idre e Marco Greppi hanno accettato la sfida di allestire uno spazio che comunque è molto grande, e a questo abbiamo collegato un progetto di restituzione con la raccolta fondi per due comunità di Baggio e Segrate. Voleva essere un po' una dimostrazione che se si vuole un circolo virtuoso si può fare. Abbiamo giocato un po' sulla parola anticorpi, quindi questi corpi femminili che introducono lo spettatore alla mostra più grande di Teste d'Idra che verrà dopo. E niente, sono tutti quadri che ho fatto negli ultimi periodi, quelle sono tutte sculture fatte con materiale riciclato, pezzi di lamiera che io ho recuperato in cascine abbandonate piuttosto che nei boschi, piuttosto che in giro, e che ho riassemblato e scolpito. Noi come Spazio Ottolab siamo sempre aperti a queste iniziative artistico-culturali e soprattutto quando ci sono dei giovani artisti come Teste d'Idra che hanno portato una ventata di gioventù e di nuove proposte. Questo weekend si può venire a Ottolab per visitare la mostra. Esatto, sì, saremo aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Vi aspettiamo numerosi e speriamo che la mostra vi piaccia. E siamo allo sport, il Lecco sfida in casa sabato alle 14.30 la Pro Sesto dell'ex Riccardo Capogna. Sulla panchina siederà quello che fino a pochi mesi fa era un suo compagno di squadra, Andrea Malgrati, che sostituisce mister Luciano De Paola, ancora positivo al Covid. Sentiamo le parole di Malgrati alla vigilia della partita. Sarà sicuramente una partita molto difficile perché le loro fortune le hanno fatte su campi esterni, non in casa, quindi arriveranno belli battaglieri e sarà una partita sicuramente molto maschia, una partita fatta di ripartenze e noi dovremo essere più bravi in questo. L'emozione sarà tanta perché comunque è una nuova veste per me, sarà una bellissima emozione e spero poi di coronarla con un buon risultato. Certo che passare in così pochi mesi da essere un giocatore, essere primo allenatore, sostituire De Paola che come sappiamo è a casa, fa un po' specie, però ci faremo trovare pronti. In settimana i ragazzi sono stati bene, sia a livello fisico che a livello appunto di morale. È normale che dopo due trasferte, fare due risultati importanti così, l'umore torna alto. Ecco, l'unica cosa che dicevo anche il mister in spogliatoio con la telefonata e anch'io prima sul campo, di non sfociare poi in troppo entusiasmo e magari arrivare scarichi mentalmente alla partita, che sarà sicuramente una partita molto difficile. Questo era l'ultimo servizio, ma vi ricordo che potete seguire tutte le nostre news sul sito teleunica.com, guardare i nostri programmi e il palinsesto su teleunica.tv, oltre a tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Vi auguro una buona serata e un buon weekend.